Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Stalking with Kitty T. Oggi inseguiremo il nostro amico Bonfi97. Nell'ultima puntata siamo riusciti con successo a far credere al nostro Pachinator nell'esistenza di Herobrine. Bonfi97 è stato fortemente allarmato dalla notizia in chat. Quindi chi meglio di lui può essere la nostra prossima vittima. Ma iniziamo subito con il nostro Lava Bucket. Ecco, Bonfi ci ha superati ignorandoci alla grande. Allora, dove sei? Dove sei? Vediamo di anticiparlo i suoi prossimi passi. Ed ecco che guarda il buco di lava, ma prosegue. Prosegue, va oltre. Bonfi, non devi fare questo. Sai che Herobrine potrebbe scatenarsi contro di te. Ed ecco che osserva il Lava Bucket, terrorizzato senz'altro. Oddio, appare lava ovunque. Ok, adesso per non spaventarlo troppo, mettiamo anche dell'acqua. Continua a volare o sentirà il rumore dei miei passi. Bonfi, non te ne andare! È acqua, ecco, specificato. Ok, adesso che ci ha notati, iniziamo a cercare di comunicare con lui. Dunque, si guarda alle spalle, intimorito. Bonfi. Dove vai? Fermati! Vediamo il suo sguardo, terrorizzato da questo cartello che riporta il suo nome. Bonfi, Bonfi, ti vedo, ti seguo. Ascolta le mie parole, Bonfi. Oddio, ci sono cartelli col mio nome! Se ne va. Ok, abbiamo capito su cosa puntare. Scriviamone un altro, Bonfi. È quasi magia, Bonfi. Dove vai, Bonfi? Non scappare! Herobrine ti raggiunge comunque. No, no, questo adesso fa un casino. No, non andare nel buco di lava. Cerca di dare colpi di spada a vuoto. Colpiscimi, su, colpiscimi. Bonfi, dove vai? Così getta in acqua anche lui. Come sott'acqua? Che fai? Non affogare. Che scorge in l'onde letananza un altro secchio di lava. E adesso andiamo con le maniere forti. Babam. Babam. Allontaniamoci che non voglio ferirlo, poverino. Adesso secondo me qualcuno si starà leggermente spaventando. Help! No! Ok, adesso andiamo con le fireball. Ovviamente non le punto su di lui, poveretto, altrimenti lo faccio secco. Esplosioni! Benvenuti a questa puntata di Parliamo Correttamente di Minecraft. Esplosioni in acqua! Non c'è luogo dove puoi stare sicuro, Bonfi!
vai. Dove fuggi? Le esplosioni sono dietro di te. Ecco, un cartello che ha scritto fermati. Ok, attenzione, siamo entrati in contatto con la vittima. Voglio solo parlarti. Vediamo cosa risponde. Devi venire a liberarmi. Ti darò in cambio molto oro. C'è Pachinedoro che si raccomanda di nascondere le coordinate del suo nascondiglio, ma certo che lo faccio. Allora, vediamo Bonfi cosa ci risponde. Mi aiuterai? Ti do un cartello così mi rispondi. Ci sta pensando il ragazzo, ci sta pensando. Non sa se aiutarmi. Occhio. La sua risposta è... Ok, dove sei? E abbiamo un'altra persona con un cuore molto grande. Un altro player che vuole venire a salvarci. Dunque, Bonfi, ti dirò che sono imprigionato a Valinor. E adesso voglio che tu vai sul sito a trovare le coordinate di Valinor. Aspetta, 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 vediamo. Vediamo se ci risponde. Nella tundra o allo spawn? Signori, abbiamo una persona che conosce bene il server. Finalmente qualcuno che conosce la differenza tra Valinor e lo spawn. Bene, siccome non voglio distruggergli la vita arrivando alla Valinor nella tundra, gli diciamo all'ultimo piano dello spawn. Rispondimi, caro. Ci sta già rispondendo. E ci dice: arrivo. Quanto può essere grande il cuore di un player? È anche meglio del nostro Crew Falcon. Bonfi97 sta venendo a salvare il personaggio fittizio di Herobrine, imprigionato al quarto piano dello spawn. Io sono sempre più contenta di questi utenti generosi. Vuol dire che i tempi non sono così bui. Allora, un attimo che guardo le coordinate. Ecco, in effetti si trova a parecchie centinaia di cubi di distanza dallo spawn, poverino. Forse non è il caso di farlo viaggiare così tanto, dai. Direi che per oggi lo abbiamo trollato abbastanza, anche perché effettivamente non so cosa fargli trovare adesso allo spawn, quindi povero Bonfi, diciamo, fermati. Ho cambiato idea. Gli diciamo semplicemente, non ora, ti dirò io quando venire a salvarmi. A presto. Puntini, puntini. Vediamo se ci risponde al saluto. Ah, ecco, ho già preso un cartello. Grande Bonfi. Magnifico Bonfi. Ok. Addio Bonfi, sei stato un grande amico per questi 10 minuti. E lo vediamo allontanarsi per la sua strada. Va bene ragazzi, anche per oggi è tutto, vi ringrazio per aver guardato questo video e Bonfi, perdonami, spero che tu
non odierai il tuo admin, un patrollone. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!